Siamo in compagnia di Dario Mannise, coordinatore del progetto Senza Dimora. Oggi avete iniziato la vostra attività di raccolta coperte, ne avete raccolte 10 per il momento, che sono tutte qua. In che cosa consiste il vostro progetto, che cosa fate e chi siete? Allora, il progetto è un progetto articolato, coordinato dal Comune di Venezia e vede la partecipazione del terzo settore, di associazioni di volontariato, del cooperativismo sociale presente nel territorio cittadino e dei servizi e delle attività che vengono svolte a favore dei senza dimora. E attività che vanno dal lavoro di strada a, con funzione di contatto e aggancio e somministrazione di beni di prima necessità, tra cui proprio le coperte che verranno distribuite dagli operatori alla sera e con attività di accoglienza notturna emergenziale. Ecco, sono coinvolte diverse cooperative? Sono coinvolte due cooperative sociali, la Caracol e la Ghea, e tre associazioni di volontariato che sono presenti nella stazione di Mestre e di Venezia, nonché la Croce Verde, la Croce Rossa, i City Angels e l'azienda ULS veneziana. Voi rivolgete un appello anche alle signore, cioè portate coperte, oggi sono state un po' pochine. Sì, beh, abbiamo appena cominciato, poi la giornata di oggi è il primo appuntamento che abbiamo di raccolta coperte, dopo a gennaio faremo altri due giorni a Venezia in centro storico, il 13 e 14, e comunque abbiamo anche altri luoghi di raccolta nel territorio. È anche una giornata di promozione delle attività, anche per far ricordare alle persone che c'è gente che nonostante il freddo dorme in strada In questi giorni particolari di freddo. Tra l'altro sono state aperte anche le stazioni da ieri sera, proprio per garantire anche alle persone che non riescono a trovare accoglienza nei dormitori di poter trovare un posto caldo dove passare la notte.